Cari amici, eccoci per il nostro incontro settimanale. Alcune questioni importanti che abbiamo affrontato in questa settimana. Due questioni in modo particolare che riguardano il rapporto fra regione e governo italiano per quanto riguarda le risorse per lo sviluppo del nostro territorio. Partiamo da una considerazione che io considero drammatica. Una delle fonti di finanziamento che ha la Regione sono i fondi sviluppo e coesione. Sono fondi che la legge dello Stato prevede siano destinati per l'80% al Sud, 20% al resto del Paese. Si chiamano per questo fondi sviluppo e coesione. Cioè servono per aiutare le regioni del sud a recuperare il divario con il resto del paese. Bene, sono disponibili più di 20 miliardi di euro di fondi sviluppo e coesione e sono bloccati da 1 anno e 2 mesi. 1 anno e 2 mesi fa c'era ancora il governo Draghi, fu fatto il riparto di quelle risorse. Alla Regione Campania erano destinati 5 miliardi e 600 milioni di euro. Da allora, 2 mesi persi dal governo Draghi, ad oggi, 1 anno perso da questo governo, non si è visto un euro. Ora, provate a immaginare, in una situazione di difficoltà economica come quella che vive l'Italia, in una situazione di difficoltà delle regioni del sud, noi siamo a un punto tale di irresponsabilità che ci consentiamo il lusso di tenere bloccati per 1 anno e 2 mesi 21 miliardi di euro che avremmo già potuto riversare nell'economia dei nostri territori. La cosa è ancora più grave perché queste sono le uniche risorse che la Regione Campania può destinare a sua volta a centinaia di comuni per fare opere di viabilità, di assetto del territorio, di manutenzione del territorio, di intervento sulle frane, sui ponti e quant'altro. Fondi destinati, per esempio, ai Campi Flegrei sono fondi sviluppo e coesione, bloccati dal governo nazionale. È una vergogna.